è una responsabilità enorme che sento, che avverto tutta, e l'unanimità mi mette nelle condizioni di fare al meglio quello che è il mio nuovo ruolo, cioè far sì che gruppi di maggioranza e gruppi di minoranza possano lavorare insieme per dare risposte alle nostre comunità e ai nostri cittadini, così come siamo stati chiamati a fare dopo il voto del 26 gennaio. E quindi voglio impegnarmi al massimo per utilizzare tutti gli strumenti in capo all'Assemblea legislativa e alla Presidenza per avvicinare anche di più le istanze dei cittadini alle scelte del governo regionale, perché credo che questo tema della vicinanza, della capacità di interpretare i bisogni dei cittadini sia un'istanza che ha tutta la politica, e quindi la partecipazione e gli strumenti partecipativi che oggi la Regione ha potranno e dovranno essere rivisti per potenziare questo processo. Poi credo anche che riconoscere le prerogative dei vari gruppi assembleari di maggioranza e di minoranza ci possa portare, questo l'ho voluto dire subito, anche a nuovi e ambiziosi obiettivi più comuni, più unificanti, cioè proprio rinsaldare questa relazione impegnandoci tutti a fare questo. E anche un riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi anni e anche all'apporto dato anche dal territorio riminese alla rielezione di Stefano Bonaccini. Beh, credo di sì, credo che sia un orgoglio non solo per me ma per tutto il territorio. Mi fa piacere che i sindaci, il segretario, le associazioni, molte realtà della mia comunità si siano volute stringere in questo momento nella gioia di veder riconosciuto un ruolo che tra l'altro per la prima volta viene ricoperto in Romagna, nel senso che la presidenza dell'Assemblea legislativa non era mai stata affidata ad una persona eletta nel territorio romagnolo, quindi credo che questo possa anche portare tutte le istanze, anche economiche, sociali, culturali del nostro territorio all'attenzione di quello che è il lavoro enorme che si fa nell'Assemblea legislativa, perché l'Assemblea legislativa è il luogo che legifera, quindi tutti i processi legislativi sono in capo appunto alla presidenza dell'Assemblea e all'Assemblea, quindi credo che ci sia e ci sarà un grosso lavoro da fare anche ascoltando le nostre comunità. Una seduta particolare, quella di oggi. Sappiamo che il territorio, tutta l'Italia in qualche modo, sta vivendo un'emergenza particolare in cui forse ancora di più è richiesta questa unità. Assolutamente sì, l'ho voluto dire subito nel mio insediamento. Siamo in un contesto emergenziale e ho voluto anche a nome di tutta l'Aula esprimere un ringraziamento ai professionisti, agli operatori del nostro servizio sanitario regionale, perché stanno svolgendo un lavoro delicatissimo, arginando il contagio, ma cercando anche di ripristinare al massimo le condizioni di normalità della vita sociale. E quindi io credo che sia importante dare queste risposte ai nostri cittadini, rassicurazioni ai nostri cittadini, facendo sentire le istituzioni nel lavoro che fanno, nello sforzo che fanno per garantire la tempestività e l'efficienza che stanno portando avanti nelle prestazioni sociali e sanitarie, ma anche quelle misure urgenti di sostegno al nostro tessuto produttivo che in questo momento è in difficoltà. Quindi da subito ho voluto sottolineare l'attenzione che abbiamo anche noi come Assemblea rispetto a questo tema.